Un'assemblea d'istituto straordinaria dedicata all'alluvione del 7 novembre è quella che è stata organizzata questa mattina all'interno del centro congressuale dell'Auger di Portoferraio dagli studenti dell'Istituto Raffaello Foresi. Il tema dell'incontro, fortemente voluto dai liceali elbani che intervennero in massa per aiutare la popolazione colpita dalla calamità naturale, è stato dibattuto con entusiasmo dai ragazzi che hanno potuto confrontarsi in questa occasione con un pool di esperti chiamati a spiegare e raccontare i fatti che hanno così profondamente segnato questa parte dell'Isola d'Elba. C'erano le rappresentanze istituzionali, i vertici della provincia, del comune e dell'unione di comuni e il comandante dei vigili del fuoco a raccontare le ore di intenso lavoro ma anche il dramma vissuto dalle famiglie alluvionate. Con loro anche chi quell'esperienza l'ha vissuta direttamente. Per tutti un'occasione per riflettere, un modo per guardare avanti, capire ed affrontare un problema con occhi diversi. Sì, devo dire che quando i ragazzi sono venuti a propormi questa cosa sono stata subito favorevole e sono convinta che si debba imparare dalle esperienze e loro che saranno la classe dirigente elbana del domani, penso, perché sono ragazzi che studiano al liceo e quindi probabilmente andranno all'università. È importante che si facciano un'idea di quello che è successo, perché saranno i ragazzi che un domani saranno gli architetti degli uffici tecnici, i dirigenti dei comuni, i politici, e quindi devono aver ben chiaro che cosa è successo per pensare a che cosa si può fare perché non risucceda, se si può fare, perché è anche vero che l'evento probabilmente è stato talmente grosso e talmente importante dal punto di vista meteorologico che forse ci si chiede se effettivamente si poteva fare qualcosa. Qui c'è stato veramente da parte dei nostri ragazzi una presa di coscienza dell'importanza dell'aiuto, del volontariato, e come è stato detto più volte stamattina, un volontariato che aiuta l'altro, ma aiuta soprattutto se stessi, perché fare del bene è una cosa che fa stare bene, e quindi non si fa bene solo per l'altro, si fa bene anche per sé. Che significato ha avuto questa giornata? Per me è stato un onore principalmente, una grande felicità, un motivo di grande stimolo ricevere i ringraziamenti da questi tecnici, dai professori e da tutti i testimoni che ho chiamato, perché come studenti siamo andati in primis in soccorso, e quindi io non posso che sentirmi orgogliosa di me stessa e di tutti gli altri.